e con grande veramente forza danno tutti i giorni un grande, enorme contributo per cercare di sollevare la nostra città. Io sono Sara Pai, sono una delle due nostre vostre concittadine che sono riuscite bene o male a mettere il naso nelle più alte istituzioni, sono al Senato e mai avrei pensato di trovarmi nella vita ad affrontare un'avventura di questo tipo. Sinceramente non me la sono quasi neanche proprio cercata, mi è capitato e io ne sono veramente felice, perché con i miei occhi sono riuscita a vedere quello che succede nelle stanze. Eccola Laura Botti, ci è arrivata adesso da Roma, anche lei è grande, il nostro questore, mitica. Cosa comuna noi che siamo nelle più alte istituzioni a loro che sono le amministrazioni comunali o chi è nelle amministrazioni regionali? Accomuna la coerenza, accomuna rimanere noi come persone le stesse, senza cambiare atteggiamento, senza cambiare prospettive, senza cambiare obiettivi. Le persone entrano con un'idea e quella deve essere quella portata avanti, non il proprio tornaconto personale, non quello che ci potrebbe portare anche dei benefici personali, perché quelli che hanno accettato queste regole del Movimento 5 Stelle hanno accettato delle cose semplici, semplicissime, due mandati poi a casa, dimezzarci lo stipendio, renderlo perlomeno umano, perché abbiamo capito che c'è un paese in ginocchio e noi come persone delle istituzioni dobbiamo fare solo che una cosa, dare l'esempio. Ecco, attraverso il nostro esempio possiamo risollevare un paese in ginocchio, una regione in ginocchio o una città in ginocchio. Io volevo fare un appello per Carrara, la mia città da sempre, la città che amo, la città che non dimentico mai tutti i giorni. Mi ricordo le amministrative di 5 anni fa, la forza che avevamo messo nel fare i nostri banchetti, i nostri volantini, le giornate, le nottate passate a parlare tra i cittadini, e tutto è rimasto come allora. Questo è il nostro messaggio: coinvolgere le persone e trovare le soluzioni ai problemi grazie alle segnalazioni delle persone. Ricordiamoci che noi siamo per una democrazia partecipata, una democrazia diretta, non dobbiamo più delegare, perché delegare ci ha portato a essere la terza città più indebitata d'Italia. Dobbiamo imparare a gestire le nostre energie e soprattutto a prenderci le nostre responsabilità. Non ricordatevi sempre che se Carrara andrà bene o andrà male saremo noi gli artefici, quindi noi dobbiamo prenderci questa enorme responsabilità. Questa è una cosa assolutamente da non dimenticare. Io ho fatto una cosa piccola piccola prima di venire qua. Ho meditato su cosa poter dire per questo evento e vi posso assicurare che non è stata una cosa semplice, perché poter fermare un discorso sulla carta che rimanga non è facile, perché le cose da dire sarebbero milioni. Poi alla fine, tutto sommato, quello che veramente serve non è tantissimo, e mi sono scritta due righe che avrei piacere di leggervi. Allora, stiamo implodendo come paese, come città e come comunità, ogni giorno di più. Conosciamo purtroppo le difficoltà e il declino in cui siamo precipitati, soprattutto declini culturali e di identità. Mi auguro che questa volta le persone abbiano a cuore di più l'interesse di un'intera collettività rispetto a una falsa promessa per un tornaconto personale. Le vergognose promesse sussurrate all'orecchio a 2 giorni dalle elezioni sono indegne e ovviamente una presa per i fondelli. Oggi faccio un appello, vi chiedo uno scatto di orgoglio, come se fossimo veramente a una partita finale. Vi chiedo di sentirci una squadra unita contro un nemico che si presenta falsamente diviso in partitini di destra o di sinistra, o si presenta in liste civiche civetta improvvisate in vista di un voto. Nel momento del vero bisogno bisogna andare nella direzione dei propri concittadini, quelli più fragili, quelli più deboli. Impariamo da chi ha tramandato valori e umanità, misura e senso di giustizia, dimensione coscienziale e dimensione politica, è bene che si fondino. Domenica 11 giugno dovremo chiederci cosa dovrà amministrare il prossimo sindaco di Carrara e tutta la sua squadra, se gli interessi di pochi o gli interessi di tutti i cittadini, se gli interessi della collettività o solo di coloro che hanno elargito pacchetti di voti, ovviamente dietro intollerabili promesse preelettorali.
E questo succede a livello locale, succede a livello regionale, succede a livello nazionale. Questo è il sistema malato del nostro paese, paese dove il cancro del sistema di scambio elettorale, scambio troppo spesso politico-mafioso, mina costantemente la democrazia e ci mette in ginocchio, dove il ricatto costringe le persone a chinare la testa e a votare dove dice e chiede il padrone. A noi di Carrara la testa deve rimanere bella alta. Abbiamo un'antica tradizione guerriera da difendere. Non gettiamo la spugna davanti alla paura del futuro. Il futuro sarà migliore se inizieremo a farci delle domande, domande semplici, domande comunque di base. La parola amministrazione e amministrare etimologicamente deriva dalla particella ad e amministrare e significa servire, curare, fornire. Guardiamoci intorno e chiediamoci se gli improvvisati o coloro che si sono sempre messi sulle poltrone più alte di questa città, e sono gli stessi da tutti gli anni a questa parte, possono veramente essere la cura per questa malattia. Soprattutto chiediamoci se sono stati in grado di servire, curare, fornire. Perché vedete, qua non si tratta più neanche di scegliere un sindaco o un partito. Qua si tratta di scegliere qualcosa di più. Domenica 11 giugno si dovrà scegliere se avere o non avere una coscienza, se avere o non avere un senso di giustizia, se avere o non avere dei valori, se avere o non avere il senso della responsabilità, se avere o non avere un prezzo. Se sentirsi o non sentirsi abbastanza indignati fino al punto di sbattere finalmente i pugni in quella tavola dell'urna, impugnando la matita e respingere finalmente chi ha banchettato per così tanti anni sopra le nostre teste. Allora, questo lo potremo fare semplicemente mettendo una croce nell'unico voto possibile, quello dei cittadini con le mani libere, quello del Movimento 5 Stelle. Ecco, tutto qua, poche parole mie per ritrovare dentro di noi uno scatto di rivolta, mi piace questa parola, rivolta, in una città che merita finalmente di rifiorire e crescere. La scelta, ricordiamoci sempre, sta a noi, come dicevo prima. Quindi domenica 11 giugno andiamo sorridendo e a testa alta a votare. Domenica 11 giugno sarà il giorno della liberazione. Grazie, grazie a tutti, andate a votare, portate le persone a votare. Grazie ai nostri ragazzi che si stanno impegnando tanto, grazie a loro. La Laura Bottici. Grazie Saretta. Bella. Lei l'ho convinta io, Non volevo. No, allora, ciao a tutti. Io arrivo da Pistoia e mi collego un attimo, no? Cioè, perché stavo facendo delle riflessioni a Pistoia con dei signori, no? Che mi raccontavano in qualche modo la destra, la sinistra, ma qual è l'origine, la politica, la politica civile in qualche modo. E io me li tiravo fuori un po' la vera storia della sinistra in Toscana, perché un tempo era una sana sinistra, oggi come oggi non lo possiamo più dire, e specialmente qua a Carrara, perché noi a Roma abbiamo visto un po' quello che è in grado di fare il PD, abbiamo visto delle leggi, abbiamo visto quando ci dicono no, ma l'Europa ci impone quello che è sbagliato, non è proprio così. Il sistema dell'Italia in Europa ha due fasi, cioè noi abbiamo una fase ascendente quando possiamo andare in Europa a dire no, quella cosa non ci piace e modificare alcune direttive che poi ci arrivano. Loro non l'hanno mai fatto. Io mi sto occupando oggi in commissione del pacchetto bancario, il famoso bail-in, e quindi andare a cercare di discutere un'Europa di quello che noi come Italia non vogliamo. E quindi mi accorgo di quello che il partito di maggioranza poteva fare e non ha fatto.
in questi anni ci ha raccontato delle balle, ma ce l'ha raccontate anche a livello regionale e locale. Il fatto che siano suddivisi in diverse liste e sono comuni uno all'altro, perché quando dovevano fare squadra per salvare il culo a qualcuno, stavano tutti assieme e oggi stanno a litigare il simbolo, non simbolo, io con loro non c'ero, ma io sono andato via prima. Allora questi qua in realtà sono anni che governano la città. E quando ci dicevano che non potevano fare alcune cose, perché non le volevano fare, perché fare il bene dei cittadini è anche rendere liberi i cittadini di poter scegliere, e loro non hanno mai voluto e continueranno a non volerlo. Noi offriamo un'opportunità nuova, ma non noi come Movimento 5 Stelle, è il Movimento 5 Stelle che in qualche modo offre la partecipazione a tutti i cittadini. Quando noi abbiamo messo in votazione il programma nazionale per le elezioni nazionali, a Carrara si discuteva il programma della città e i tavoli erano aperti a tutti. Si faceva la pubblicità, venite a discutere, sono stati fatti i tavoli di lavoro con tutti gli altri. Questi stanno parlando oggi di cosa vogliono fare, ma non ce l'hanno un programma, vogliono solo un voto. A loro conta solo volere un voto, noi invece abbiamo un programma, noi abbiamo deciso e assieme a tutti come deve essere amministrata una città che offre diverse opportunità per tutti, non per alcuni, perché sono gli amici degli amici. Noi qua abbiamo dei tesori, perché il marmo è un tesoro, il mare è un tesoro, sono risorse che vanno gestite per garantire il benessere della collettività. È un patrimonio di tutti, non è un patrimonio di pochi, e noi vogliamo che questo patrimonio dia delle ricadute a questo territorio, perché se lo merita. Il popolo di Carrara, come diceva Sara, è un popolo combattivo, è un popolo che quando c'è stato bisogno di scardinare una imposizione l'ha fatto, e l'ha fatto a testa d'alta. E noi vogliamo questo, noi vogliamo veramente che il popolo di Carrara si riconosca nell'amministrazione. Io ho letto slogan, io sto con te, mi fido di te, facciamo assieme. No, io non mi fido di loro, non voglio stare con loro e voglio cominciare a gestire la città insieme a voi e non a loro. E quindi l'11 giugno veramente dobbiamo fare un atto di coraggio tutti assieme. Se noi a Carrara abbiamo due senatori, abbiamo un consigliere regionale, perché quando abbiamo dovuto combattere per la regione e la nazione l'abbiamo fatta, io chiedo di combattere l'11 giugno per la città. Votiamo tutti assieme Francesco Di Pasquale, perché sì che sarà il sindaco di Carrara, ma sarà il sindaco dei cittadini di Carrara. Grazie. Chiamo? Allora, direi di far salire sul palco i 24 candidati. Mentre salgono i 24 candidati consiglieri. Su. Ora tocca un po' anche a voi, Non sono l'unico che ci mette la faccia. Sì, sì, dai. 70 anni di governo delle stesse forze politiche, 4 devastanti alluvioni in 14 anni e tutto quello che hanno da dire, non ci sentiamo responsabili? Noi proponiamo smaltimento delle terre al monte, liberazione degli alvei dei canali al monte e controllo costante dei lavori sul Cariona.
Michele Palma, Daria Raffo, Nives Spattini, Gabriele Guadagni, Anna Piombino che dietro non si fa vedere, Daniele Raggi, ebbene sì, abbiamo anche noi Raggi, Daniele Ghiotti, Daniele Del Nero, i Danieli non mancano, Barbara Bertocchi, Francesca Rossi, Mario Calzolari, Mauro Lancioni, rimandato, Ivan Lenzoni, Michele Santini, Lucilla Calzolari dov'è? Ah, non la vedo. Giacomo Santini, scusate, l'emozione. Franco Barattini, omonimo, ci teniamo a sottolinearlo. Aiutatemi, non ce la faccio più. Elisa Serponi, Marzia Paita, ma c'è prima Tiziana Guerra, Cesare Bassani, Sara Francesca Cucurnia, Giovanni Montesarchio e ultimo ma non ultimo Stefano Dell'Amico. E poi vediamo. No, facciamo dopo. Ora? Mi mandate. Allora, abbiamo un facsimile della scheda. O se preferite del lenzuolo, visto che ormai le schede, se andiamo avanti così, saranno sempre più grandi. Il Movimento 5 Stelle ovviamente ha una posizione tra le ultime, chissà perché l'estrazione ci mette sempre in coda. Vabbè. Cosa fare per evitare problemi e discussioni? Meglio, per essere sicuri e tranquilli, segnare due croci, due X, sul nome del candidato sindaco e sulla lista, sul simbolo del movimento. Con questo sistema siamo sicuri di non sbagliare, meglio una croce in più che una in meno. Poi si possono, vedete che ci sono dei due file di puntini, perché sono file di puntini, perché si possono esprimere due preferenze solo nel caso in cui sia una preferenza per un uomo e per una donna. Meglio non mettere due preferenze maschili e due femminili, perché in questo caso vengono annullate entrambe le preferenze. Solo la seconda? Oh, scusate. Quest'anno ho lasciato perdere l'aggiornamento sulla scelta del voto. L'unica avvertenza è che abbiamo due calzolari, un uomo e una donna, per cui nel caso in cui si scelga di dare la preferenza a calzolari è meglio specificare se si tratta di Mario o di Lucilla, nemmeno a farlo apposta. Quindi fondamentalmente si tratta, per essere sicuri che il nostro voto non venga equivocato, di mettere due croci, una sul candidato sindaco e una sul simbolo del Movimento 5 Stelle. Non credete a chi vi propone il voto disgiunto. Per quale motivo? Per un motivo molto semplice. Il sottoscritto, ipotesi per assurdo, ipotesi inverosimile ma possibile, non dimentichiamolo, potrebbe ritrovarsi sindaco senza avere una maggioranza consiliare. Vi potete immaginare un sindaco che non ha una maggioranza in consiglio. Significa avere un sindaco delegittimato, significa avere un sindaco in mano alle opposizioni. Quindi tutti quelli che sbandierano il voto disgiunto, attenzione, perché poi il voto disgiunto crea queste distorsioni che sono rare e difficili a realizzarsi,
però tecnicamente potrebbe succedere anche una cosa del genere, un sindaco senza nessuna maggioranza. Quindi l'invito è quello a evitare il più possibile il voto disgiunto, ovviamente non per i presenti ma quanto per i conoscenti, gli amici che dicono sì, va bene, il voto qui, però ho un candidato, un amico che è in un'altra lista e quindi non posso farne a meno. È il sistema che usano i partiti per indebolirci, non dimentichiamolo. Non per niente le liste presentate sono, mi pare 22, non vorrei sbagliare, va bene, 22 liste, togliendo la nostra sono 21 liste concorrenti, è il sistema che hanno per fare modo di indebolire la nostra forza. Quindi evitiamo di cadere nei loro tranelli. Grazie. Point di Marina, di San Martino e del Tarnone sono delle cattedrali nel deserto, costruite in luoghi non raggiunti dai visitatori e completamente fallimentari per la promozione turistica della città. Pensa che solo San Martino e Tarnone ci sono costati 2,6 milioni di euro. Noi proponiamo ridefinire il sistema degli info point, da integrare con app dedicate, calendario unico di tutti gli eventi organizzati sul territorio comunale, sito web comunale dedicato per accesso immediato a tutte le informazioni turistiche della città, promozione continuativa del territorio a livello internazionale, monitoraggio costante della qualità delle acque balneabili. Grazie. Grazie. È finito, mamma.